Ciao a tutti, buongiorno e bentornati in questo 15° Vlogmas. Allora, mi vedete qui nel parcheggio perché sono a lavorare, io devo entrare fra 5 minuti e nulla, oggi ho una marea di cose da fare, cioè tra oggi, domani e dopodomani veramente c'è da impazzire perché quest'anno avrò mia suocera a casa ma dovrò fare praticamente tutto io perché lei non fa praticamente niente, madonna mia. Mio marito vuole mangiare le cose tradizionali e quindi dobbiamo farcele tutte noi. Quindi sarà un delirio, ragazzi, un delirio. Cioè, devo farmi tutto io. Devo fare i ravioli, devo fare la cima, devo fare l'agnello, devo fare il cappone, devo fare l'insalata russa. Vabbè, un delirio di cose. Quindi, vabbè, nulla. Questo per dirvi che adesso io vado a lavorare, sono le 9:30, uscirò a 1:30 e poi dovrò cominciare a fare la trottola in giro, perché oggi pomeriggio devo portare anche Alessandra dal dentista e mia suocera dal podologo. E quindi nulla. Va bene. Speriamo di sopravvivere, ci vediamo più tardi. Ciao ciao! Allora, eccoci qua. Sono le 2:20, mi vedete già a casa in una location diversa perché sono su in mansarda. Perché sto facendo pacchi, pacchettini, pacchettetti. Devo incartare la roba per il regalo di mia suocera, mio marito, insomma, un sacco di pacchi. Sono distrutta, ragazzi, distrutta. Domani, oltretutto, è il mio compleanno. Vorrei riuscire a fare tutto entro oggi perché domani, il 22 dicembre, è il mio compleanno e quindi vorrei stare un po' più tranquilla, anche se poi comunque dovrò cominciare a cucinare, quindi non so quanto riuscirò a stare tranquilla domani, però mio marito mi ha organizzato una cenetta, ha preso del tartufo, facciamo una cenetta di tartufo e quindi vorrei riuscire a fare quante più cose possibile oggi. Oggi pomeriggio, quando escono i bambini, poi devo andare a portare Alessandra dal dentista e mia suocera dal podologo, forse ve l'ho già detto prima. E in centro c'è un disastro, un bordello, un casino. Cioè, non so, si dovrebbe stare a casa, ma c'è pieno di gente. Quindi, nulla, io adesso mi metto a fare i pacchi. E spero di riuscire a riposarmi almeno mezz'oretta, perché sono veramente, veramente distrutta, ragazzi. E niente, ci vediamo poi più tardi. Spero di fare un vlog decente. Scusate se ultimamente sono veramente, veramente corti, ma il tempo è pochissimo, facendolo ogni giorno, poi non è che sto facendo cose da dire, faccio vedere cose, grandi cose, quindi accontentatevi e spero che apprezziate l'impegno almeno di fare un vlog al giorno. Nulla, mi metto all'opera, altrimenti qua è un disastro. A dopo! Allora, buon pomeriggio, sono le 17:15 e noi siamo in centro perché dobbiamo portare Alessandra dal dentista. Sto aspettando mio marito che venga a recuperarlo, a recuperarla. E nulla, nel frattempo siamo stati anche da Tigotà a fare l'ultimo regalo a Pappo. E mi sono anche comprata un profumino che ho trovato in sconto al 50% ed è buonissimo. Ho trovato lì, non si vede, Fifth Avenue di Elizabeth Arden. Vediamo se... vabbè, sono posizionata veramente male. Vabbè, l'ho trovata a 14,90 il 30 ml, l'ho preso ed è buonissimo, vero Ale? Mm-hmm. Molto guardate, buono, guardate, sentite il tester. Sentite il tester, prima o poi lo faranno, che puoi sentire dal telefonino i profumi. Ecco papà, è arrivato, andiamo. Guardate un po' che oggi gli elfi hanno fatto una pista qua, cos'è? E guardate il mirtillo. Qua c'è Holly che guida, mirtillo che è appeso. Poi hanno lasciato un sacco di... ah, hanno lasciato i biscottini dell'altro anno. Te l'abbiamo detto all'inizio. E questi marshmallow, questi. Anche le candy cane. Lì, ragazzi, mia mamma ha già pulito. Ah, qua ho già pulito. Però qua avevano scritto ci siamo quasi. Ci siamo quasi. Ma sono matti, io ho già subito pulito, ma hanno sporcato tutto il mobile. Hanno scritto ci siamo quasi, poi hanno lasciato questi qua. Che... e quindi ci sono anche queste qua che dovrebbero essere caramelline. Qua c'è da una parte e lei ce l'ha azzurre, mi sa che queste qua erano le tue verdi. Qua ci sono queste caramelline e di qua sono tipo delle catene, sono quelli dei tartarughe ninja queste qua, e qua non si vede. Guarda, ma c'è una polverina. Mamma, delle tartarughe ninja. Eh sì, è tipo da tartarughe. Ah, poi ci sono anche queste qua. Queste qua. Cingomme queste qua sono.
Mi sa di sì. Insomma, oggi hanno un po' esagerato questi elfetti, eh? Ci siamo quasi. No? Ah, sì. Ci siamo quasi. Ora andiamo a aprire giù perché c'è un regalino per l'Alessandra. Due regalini che hanno portato per l'Alessandra. Che hanno portato chi? È della zia Rosalba, la lasciate la nonna. Mamma, un regalino in ritardo del compleanno di una parente che non avevamo visto. Diteci. Vabbè, no, quello che... Vediamo cosa scrive la zia. Vabbè, questa qua gliela lasciamo a lei perché è una cosa privata. Poi vediamo cosa gli ha regalato. Allora, guardate cosa ci ha regalato la zia. Dei jeans bellissimi. Non ve li faccio vedere indossati perché Alessandra se li ha già provati e mi ero dimenticata di farveli vedere e non c'ha più voglia di provarli. Poi, questo bellissimo maglioncino peluscioso, bellissimo. E poi una bella giacca. Grazie, grazie, no, non mi aiutate, ce la faccio da sola. Guardate che carina. Ecco qua. Super peluche anche questa. Poi la zia oggi ci ha mandato anche una bellissima pianta di aloe vera. Guardate che bella. E ha già le... senti come sono morbide, Pi. Mamma mia. Le foglie. Trovo bella. Lei ha detto che se ti brucia e ti fai male, questa qua, tagli un pochettino di cosa, ci prendi il gel, la puoi anche congelare. Bellissimo. Bellissimo, l'aloe vera. Questa roba qua. E cresce tantissimo. Sì. Va bene, ci vediamo dopo. Allora ragazzi, sono le 8:20, io sto preparando la cena perché è veramente tardissimo e questa sera mangeremo le orecchiette con le cime di rapa, fatte in maniera un po' anomala perché avevo già fatto le cime di rapa in padella. E quindi invece di metterle in, a bollire con le cime di rapa, con le orecchiette, le metterò, farò bollire le orecchiette e poi butterò in padella le cime di rapa. Vi faccio vedere. Allora, prima di solito faccio bollire le orecchiette con le cime di rapa e poi le butto nella padella con l'aglio e l'acciuga. Invece ho fatto il contrario, ora farò bollire le orecchiette un po' meno, diciamo, di quello che devono andare e poi le butterò qui. Nella padella, come vedete, sono le cime di rapa già cotte, che avevo fatto andare in padella con l'aglio, e ci ho buttato l'aglio e le acciughe. Ora le farò un po' andare, poi ci butto, scolo un po' prima le orecchiette e le faccio saltare, tanto vengono buone lo stesso. So che non è il procedimento esatto, però mio marito aveva voglia di queste e io le avevo fatte già in padella. Pazienza, tanto sono saporitissime lo stesso le cime di rapa fatte in padella, quindi... E nulla, adesso vado a buttare le orecchiette perché sta bollendo l'acqua. Eccole qua. Guardate che belle. Buon appetito. Ok ragazzi, allora sono le 10:30 e io ho pulito fino adesso le acciughe da fare poi sott'olio per Natale. E basta, la beata ora delle 10:30, io chiudo la mia giornata qua ufficialmente, me ne vado a letto perché sono distrutta, ho pulito un pochettino e qui mio marito deve ancora mettere a posto perché sta mettendo degli inserti nuovi nel bagno, poi domani magari ve li faccio vedere, perché si era rotto il porta saldiette e quindi abbiamo cambiato tutto il set del bagno, abbiamo preso il set nuovo dall'IKEA, però ve lo faccio vedere domani, nel vlog di domani. E domani tra l'altro è il mio compleanno e quindi nulla, niente, vi saluto perché non ce la faccio più a tenere gli occhi aperti. Io vi mando un grosso bacio, vi ringrazio per essere stati con noi anche oggi in questo vlog, scusate se i vlog sono un pochettino più corti, molto più corti ultimamente, però ve l'ho detto, vi faccio vedere quanto più possibile quello che faccio durante la giornata, che facendo vlog tutti i giorni giustamente non è che è tantissimo. E quindi nulla, un bacione, ci vediamo nel vlog di domani.